Buonasera a tutti, oggi vi presentiamo Racconto ad incastro, una delle tre sfide presenti nella prima edizione del concorso nazionale italiano per tutti e con il gioco Parolandia Frasi per gioco come protagonista di questa sfida. Lo scorso anno abbiamo presentato una sfida simile, che consisteva sempre nella produzione di un racconto, come chiederà questa sfida Racconto ad incastro, ma aveva un nome diverso. Quindi nell'edizione 0 questa sfida si chiamava Scrittura creativa. Chi ha partecipato all'edizione 0 sicuramente la ricorderà. Riportiamo proprio come esempio un piccolo stralcio di uno dei racconti vincitori dello scorso anno. Come vedete, c'è la coccardina con scritto 1 proprio perché è arrivato al primo posto. L'argomento dello scorso anno è stato la collaborazione. La richiesta, era quella di trovare un titolo e di andare a produrre un piccolo racconto che rientrasse all'interno di un particolare genere narrativo e attraverso l'utilizzo nello scorso anno del gioco Rolling Cubes ABC. Quindi la prova quest'anno si è completamente rinnovata, sia nel nome, quindi da scrittura creativa a racconto ad incastro, e anche per l'utilizzo di un gioco completamente nuovo, completamente diverso, come avete visto nella prima slide, il Parolandia Frasi per gioco. Le due parole che vedete qui in rosso, amici e amore, lo scorso anno venivano generate proprio con i dadi del Rolling Cubes ABC, che sicuramente conoscerete se parteciperete alle altre due sfide della prima edizione, quindi dell'Edipo fotografico e dei giochi di Edipo. L'argomento di quest'anno è il tempo, quindi il racconto a incastro si incentrerà su questa tematica, il tempo. Come per tutte le nostre competizioni, i ragazzi e gli studenti gareggeranno in squadre composte da 3 e 4 alunni. Come dico sempre, perché la collaborazione e la cooperazione è un punto di forza, soprattutto quando si utilizza questo tipo di gioco. La consegna dell'elaborato. Come per l'Edipo fotografico, si tratta di una sfida a lunga scadenza. Infatti, la consegna è prevista per il 12 marzo 2023. Quindi avrete già a disposizione per chi si iscriverà il format, la griglia per poter compilare la prova e le indicazioni per realizzare la sfida. Le troverete già nell'area riservata, quindi potete prendervi tutto il tempo necessario per lavorare sulla prova e consegnarla poi il 12 marzo 2023 attraverso un format predisposto nell'area riservata. Cosa servirà per svolgere questa prova? Allora, le tessere puzzle sono 252 all'interno del gioco e dovranno essere tutte consegnate a ciascuna squadra. Quindi ogni squadra lavorerà con tutte le tessere a disposizione. In più, purtroppo non si vede bene a causa della grafica, verrà consegnata questa piccola tessera bianca che potete vedere in basso e che dovrà essere usata una per ogni squadra. Allora, noi a destra abbiamo raggruppato un pochino le tessere puzzle in questo modo. Secondo noi può essere utile mostrarlo anche per aiutarvi a consegnare le tessere in modo ordinato e per far sì che poi alla fine del lavoro gli studenti rimettano le tessere in quest'ordine, così da poter controllare che ci siano tutte. Quindi è un suggerimento che vi diamo, speriamo possa essere accolto con successo. Allora, la prova di quest'anno del racconto a incastro, diciamo, si può dividere in due fasi, una fase A e una fase B. Nella fase A, alle squadre sarà chiesto di produrre un crucifrase. Nella fase B, direttamente il racconto. In che cosa consiste la produzione di questo crucifrase? È una fase comune a tutti gli indirizzi, quindi dovranno produrre un crucifrase fatto dall'incastro di una serie di tasselli che andranno a costituire delle frasi, un massimo di 10 frasi. Come devono essere queste frasi all'interno del crucifrase? Devono avere chiaramente una serie di caratteristiche,
Ora il consiglio magari è quello, lo daremo anche in seguito, di far riportare queste regolette magari sul quadernone, su una pagina, di quaderno di italiano, in modo tale che i bambini e i ragazzi possano avere chiare tutte le regole. Ora le frasi devono essere incastrate tra di loro almeno tramite un tassello. Le frasi possono essere sia realistiche che bizzarre. Vi accorgerete che sulle tessere di questo nuovo gioco ci sono tante parole particolari di grande fantasia, molto bizzarre, quindi i bambini, i ragazzi incontreranno da Cleopatra a Babbo Natale all'interno delle tessere puzzle, incontreranno pozzanghere, scarpette, nonnine che gironzolano tra i vari tasselli. Quindi per questo sappiamo perfettamente che le frasi possono essere davvero fantasiose, funzionano quindi sia quelle realistiche sia quelle bizzarre. La cosa importante è che devono essere corrette dal punto di vista sintattico, quindi grande spazio alla fantasia, grande spazio alla creatività, ma la cosa fondamentale è che siano corrette sintatticamente. Altra regola, possono essere lunghe, possono essere brevi, non fa differenza. Quindi anche qui lasciamo alla fantasia di ogni singola squadra di stabilire se fare la frase più breve oppure più lunga. Non possono però essere frasi nominali, ovvero ogni frase deve avere almeno un verbo. Magari possono essere anche 10 frasi con un solo verbo, poi chiaramente vi accorgerete che in base al livello scolastico abbiamo dato qualche regola differente, quindi questa regola di una sola frase per le 10 frasi del crucifrase varia per alcuni livelli, non proprio per tutti. Però ecco, la cosa importante è che non siano frasi nominali. In ogni frase deve comparire il tassello con il verbo, un verbo di modo finito. Non devono le frasi essere necessariamente pertinenti all'argomento, che ricordiamo è il tempo. Quindi l'argomento è il tempo, deve poi essere successivamente nella fase B il racconto pertinente all'argomento il tempo, ma le frasi prodotte in questa fase A del crucifrase possono essere svincolate dall'argomento assegnato. Vi mostriamo in questa immagine invece un tipo di incastro non valido, perché mentre la lettura in orizzontale delle due frasi orizzontali è una lettura corretta, quella in verticale risulta corretta per la frase più lunga, risulta purtroppo parziale per le unioni che si vengono a formare da due tessere di puzzle e quindi sono delle non frasi. E in questo caso quindi non può essere considerato valido questo tipo di incrocio, perché tutte le frasi del crucifrase devono essere lette da sinistra verso destra e dall'alto verso basso e devono essere tutte complete. Quindi, detto in maniera più semplice, evitate di attaccare due frasi orizzontalmente come è stato fatto in questo caso, bisogna lasciare una tessera, quindi lasciare uno spazio tra le frasi, altrimenti la lettura non risulta corretta. Le categorie. Chi un po' ci ha già seguito e conosce un po' il gioco sa che su queste tessere di puzzle sono indicate le categorie grammaticali ovviamente, e sono indicate tramite il colore. Possono essere usate le tessere di puzzle in qualsiasi categoria, quindi non necessariamente quella indicata dai colori, ma possono essere generate anche delle nuove categorie. Per esempio, viola è indicato con il colore verde perché è un nome. È indicato col colore arancione perché può essere anche aggettivo, non è indicato con il blu del verbo, però potrebbe essere viola e quindi potrebbe essere usato anche come verbo. Stessa cosa per il pronome che appunto ecco, dico pronome perché è indicato col colore del pronome, ma può essere usato come aggettivo o come congiunzione. Quindi in questa fase non andiamo a lavorare sulle categorie, quanto proprio sulla parolina scritta. Per quanto riguarda invece la tessera bianca, anche in questo caso mi dispiace perché non si vede bene, comunque è raffigurata lì all'interno della nuvoletta, sulla tessera bianca dovrà essere scritta una parola, quindi le squadre avranno a disposizione un pennarello per poter scrivere sopra e
E deve essere una parola che ovviamente non è già presente tra le 252 tessere puzzle in dotazione. Diciamo che per le elementari, per la categoria E1 e 2, siccome sono piccoli e ancora non stanno studiando effettivamente le categorie grammaticali, se non magari gli articoli, i nomi e gli aggettivi, abbiamo dato la possibilità di scrivere soltanto il nome e l'aggettivo. Per tutti gli altri, quindi terza, quarta e quinta elementare, per le medie e per le superiori, sulla tessera bianca potranno scrivere un nome, un aggettivo, un verbo o un avverbio, a loro scelta, ricordo, ma non presente tra le 252 tessere puzzle. Quindi dovranno diventare ancora più creativi e trovare una parolina da poter inserire. E abbiamo visto le modalità del crucifrase valide per tutti i livelli, adesso andiamo un pochino nel dettaglio per ogni livello. Categoria E1 e 2, prima e seconda elementare, dovranno creare delle frasi costituite da almeno 5 tessere puzzle. Quando parlavamo di frasi brevi o frasi lunghe, diciamo che la frase breve in questo caso per E1 e 2 è quella di 5 tessere puzzle. Ovviamente possono sbizzarrirsi e farne il numero maggiore, però minimo 5 tessere puzzle per ogni frase. E devono avere appunto questa tessera puzzle bianca che deve essere inserita all'interno di una delle frasi del crucifrase e deve essere appunto preferibilmente, abbiamo scritto un nome, un aggettivo e non presente tra le tessere in dotazione. Quindi diciamo che non ci sono tante novità per 1 e 2 rispetto a quello che ci siamo già detti. Per la categoria 3, 4 e 5 abbiamo un pochino alzato il livello, quindi per loro le frasi devono essere costituite da almeno 7 tessere puzzle, quindi la lunghezza minima questa volta è di 7 e non più di 5. Anche loro avranno in dotazione la tessera puzzle bianca che dovrà essere inserita in una delle frasi del crucifrase. E potrà essere scritto sopra un nome, un aggettivo, un avverbio o un verbo, sempre non presente tra le tessere in dotazione. Dovranno poi realizzare una frase che abbia come soggetto il protagonista del racconto. Quindi, già andando a creare le frasi, i nostri studenti dovranno farsi un'idea del racconto che vogliono creare, di chi potrà essere il soggetto di questo racconto. E il protagonista, scusatemi, dovrà essere il soggetto di una di queste 10 frasi. E poi dovranno inserire almeno 5, scusate, non vedevo bene, almeno 5 tessere puzzle, l'aggettivo, non necessariamente all'interno di una frase, ovviamente, ma all'interno dell'intero crucifrase dovranno comparire 5 tessere puzzle, l'aggettivo. Allora, andando un pochino avanti, chiaramente le regole diventano sempre più specifiche. Nel caso delle medie, il crucifrase deve essere ogni frase formata da almeno 7 tessere puzzle, e qui ritorniamo alle regole di E3, E4 e 5. La tessera puzzle bianca, come per E3, 4 e 5, può presentare chiaramente a fantasia di ogni singola squadra o un nome o un aggettivo o un avverbio o un verbo inserito all'interno della tessera con una pennina che magari darà l'insegnante e che i ragazzi possono avere di quelle che si possono chiaramente cancellare, quindi la superficie della tessera bianca che darà il gioco in dotazione può essere scritta con una di queste pennine che si possono poi andare a cancellare e quindi devono andare poi ad inserire di loro fantasia o un nome, un aggettivo, un avverbio oppure un verbo. Qui ecco, l'altra regola è inserire all'interno di una frase, come diceva prima Francesca, un protagonista del racconto che sia soggetto della frase stessa. Quindi i ragazzi che compongono la squadra si devono cominciare a fare un pochino un'idea di chi potrebbe essere, tra i tanti nomi che incontrano all'interno delle tessere puzzle, il soggetto del loro racconto. Ora, quello che possiamo dire è questo: siccome
crucifrase che poi vi verrà chiesto di inviare, lo invierete chiaramente a elaborato concluso. I ragazzi possono continuamente decidere di modificare in base alla necessità. Quindi questo è un lavoro, come diceva Francesca, a lungo termine. Quindi può darsi anche che le squadre decidano di realizzare un crucifrase, poi si accorgono che il soggetto del proprio racconto non va bene quello che avevano scelto, lo vogliono modificare. Ricordiamo che questo lo possono fare fino alla fine, fino al momento in cui il tempo non termina per dover inviare poi l'elaborato concluso. Ecco, quindi diamo assolutamente la libertà, la tranquillità alle varie squadre di lavorare in continuazione e fare in modo anche che questo crucifrase possa essere in continua evoluzione, continua modifica. Quindi non è che una volta fatto il crucifrase per forza deve rimanere così, lo possono rimaneggiare in base alle proprie necessità. L'importante è che ci siano tutte le regole che noi chiediamo. Nella categoria medie chiediamo però di inserire anche una frase che abbia come soggetto l'antagonista del racconto. Ecco che alcune tecniche del testo narrativo tendono a complicarsi quanto più si aumenta di livello scolastico. Quindi una frase che abbia come soggetto il protagonista, una frase che abbia come soggetto l'antagonista del racconto. Poi il crucifrase deve presentare almeno 5 tessere puzzle aggettivo, 3 tessere puzzle avverbio e 2 tessere puzzle preposizione. Abbiamo inserito la frasina che non si ripetano perché le preposizioni lo vedrete all'interno delle 252 tessere che vi arriveranno, tendono a ripetersi perché con le stesse preposizioni abbiamo la possibilità di generare i vari complementi. Quindi l'importante è che almeno una volta si crei una diversificazione di preposizione. Lo abbiamo scritto sapendo che di sicuro su 10 frasi si useranno più preposizioni, però ecco, volevamo essere in questo caso molto chiare e quindi almeno 2 tessere preposizione devono essere differenti. E poi, ecco l'altro elemento in più per le medie rispetto ai 3, 4 e 5, il crucifrase deve avere in una o più frasi una coordinata e o una subordinata. Quindi non deve averle necessariamente tutte e due, possono scegliere magari di inserire una coordinata oppure una subordinata a loro discrezione. Come al solito, ripeto, su 10 frasi magari può capitare che le producano in maniera naturale frasi con coordinate e frasi con subordinate, però l'importante è che quando noi, insomma, la giuria si accosterà alla correzione del crucifrase, compaiano effettivamente tutte queste indicazioni che abbiamo dato all'interno di questa slide. Andiamo alle superiori. Per quanto riguarda le superiori, c'è un piccolo step in più per quanto riguarda la produzione della frase rispetto alla categoria M. Quindi ripeto fin dall'inizio, il crucifrase deve essere formato da frasi di almeno 7 tessere puzzle. Deve presentare la tessera puzzle bianca sulla quale ogni squadra possa inserire a propria fantasia, gusto, creatività, una parola scelta tra le categorie nomi, aggettivi, avverbi, verbi e che non sia presente nelle tessere in dotazione. Quindi devono comunque andare a guardare che nell'andare a scrivere la parolina su questa tessera bianca, quella tessera e quindi la parola scelta non sia presente nelle tessere in dotazione. All'interno del crucifrase deve essere presente una frase che abbia come soggetto il protagonista del racconto e quindi questo è comune ai 3, 4 e 5, è comune ad M. Avere una frase che abbia come soggetto l'antagonista del racconto e questa è comune a livello scolastico M alle medie, ma per le superiori si aggiunge un piccolo step in più. Quindi all'interno del crucifrase dovrà essere presente una frase che abbia come soggetto l'aiutante o un personaggio secondario
o la comparsa che poi si troverà all'interno del racconto. Questo a discrezione di ogni singola squadra. Quindi può darsi anche che abbiamo all'interno della nostra classe 4 o 5 squadre e queste squadre possono decidere di scegliere come soggetto di questa frase chi l'aiutante, chi il personaggio secondario, chi la comparsa. Questo è diciamo, a discrezione di ogni squadra, in base alla fantasia di ogni squadra. Di nuovo, come nelle altre categorie, deve il crucifrase avere almeno 5 tessere puzzle aggettivo, 3 tessere puzzle avverbio e, in questo caso, elemento diverso rispetto alla categoria M, non 2 tessere puzzle preposizione, ma 3 tessere puzzle preposizione che non si ripetano. E ulteriormente passaggio un pochino più complesso per le superiori, avere in una o più frasi almeno una coordinata e una subordinata. Quindi qui non c'è la possibilità di scegliere o l'una o l'altra, ma dobbiamo vedere all'interno del crucifrase, quindi la giuria dovrà vedere almeno una coordinata e almeno una subordinata. Quindi ripeto, forse potrebbe, ecco, essere utile mettere sul quaderno di italiano tutte queste indicazioni in modo tale che i ragazzi abbiano a disposizione tutta la scaletta necessaria per produrre in modo corretto e aderente alle richieste del concorso questo crucifrase. Prima di passare alla fase B, volevo specificare che effettivamente quello che vedete è tanto, sembra tanto come richiesta, però di fatto poi non è così complicato. L'abbiamo sperimentato già in diverse classi e ci rendiamo conto che in realtà sono delle richieste che noi mettiamo in evidenza, ma che i ragazzi già in automatico andando a creare un crucifrase, riescono già a realizzare. Quindi forse serve più quasi come check finale per vedere, ok, questo l'ho messo, posso aggiungere questo. Quindi Sì, non. viene molto naturale in effetti, Esatto. però avevamo necessità comunque di specificarvi nella fase A il crucifrase, che tipo di caratteristiche dovesse avere e le cose che non devono mancare. Forse l'aspetto sicuramente su cui andranno a lavorare maggiormente è stabilire poi, eccetto Ade 1 e 2, chi deve fare da protagonista, da antagonista. Ecco, forse questi sono gli elementi sicuramente un po' più tecnici su cui dovranno riflettere di più. Per il resto, tutte le regole che poi rientrano in un procedimento, diciamo, di produzione delle frasi, come diceva Francesca, è molto naturale. Sì, l'idea di dare tutte queste indicazioni nasce da una necessità nostra, diciamo un po' così, di far lavorare gli studenti in questa fase A, principalmente sulla grammatica e sulla sintassi. Quindi può essere un'ottima occasione per gli insegnanti che si trovano in classe a dover ripassare magari coordinata e subordinata, poterlo fare attraverso il gioco. Oppure su che cos'è un soggetto di una frase o su cos'è una preposizione. Quindi diciamo che è un lavoro ricco e in questo caso ci stiamo concentrando principalmente sulla grammatica e sulla sintassi. Nella fase B ci concentreremo invece sulla scrittura e sulla narrativa. Quindi diciamo che racconto all'incastro è una prova complessa ma ricca, quindi abbraccia tutti gli aspetti della lingua italiana. Quindi ci piace come prova, è una prova impegnativa, ma è una prova appunto ricca e gratificante poi per i ragazzi che riescono ad elaborare un testo, spesso dicono di non avere idee, invece qui le idee le tirano fuori. Quindi passiamo alla fase B, al racconto. Queste indicazioni sono comuni a tutti quanti, quindi bisognerà realizzare un racconto di massimo 5.000 battute, spazi inclusi, incentrato sull'argomento che ricordiamo essere il tempo e rispettando però le indicazioni fornite per ogni categoria che adesso andiamo a vedere nel dettaglio. Ora, E1 e E2, i più piccolini, prima e seconda elementare, ovviamente hanno un primo approccio alla lettura, un primo approccio alla scrittura, quindi non è che gli si chiede di fare chissà che grande racconto. L'indicazione di 5.000 battute, diciamo, è più per le altre categorie. Per loro ovviamente sarà un piccolo racconto. E quindi cosa dovranno fare? Scegliere una frase tra quelle prodotte all'interno del crucifrase nella quale compaia il protagonista della storia, indipendentemente dalla sua funzione.
quindi non deve essere per forza soggetto, può essere anche all'interno dei complementi. E la frase però deve essere riportata così com'è senza subire modifiche. Cosa dovranno fare? Scelta la frase, dovranno sviluppare un breve racconto attorno alla frase scelta e all'argomento dato. Quando parliamo di un breve racconto, parliamo anche di 5-6 righe per i più piccolini. Non è un vero e proprio racconto, diciamo così. È una piccola scrittura, un piccolo approccio alla scrittura. Quindi tranquillizziamo i nostri bimbi più piccolini. Per 3, 4 e 5 invece, dove la narrativa diventa anche protagonista in queste classi, il racconto è un vero racconto, quindi per loro vale il limite massimo di 5.000 battute, quindi diciamo che superiamo adesso le 4-5 righe che concediamo ai più piccoli. E cosa dovranno inserire all'interno del racconto? Dovranno inserire una frase scelta tra quelle prodotte nel crucifrase, nella quale compaia come soggetto il protagonista della storia. Ora, per questo abbiamo chiesto prima di mettere una frase dove ci sia il protagonista come soggetto, perché poi dovranno inserirla. Ovviamente la frase dovrà essere inserita senza subire alcuna modifica, quindi non dovrà essere né allungata, allungata forse sì, allungata sì, non dovrà essere accorciata, però si può, deve essere riportata per intero la frase. Sì, ecco, l'allungata diciamolo subito, nel senso che deve comparire la frase, eventualmente si può successivamente inserire una coordinata o una subordinata, ma quella, o magari anche prima, se si vuole mettere una subordinata prima. Però quella frase deve comparire di seguito così com'è all'interno del crucifrase. Quindi può essere eventualmente inserita in una porzione di un periodo più complesso, quello sì, ma non deve essere modificata, quindi deve comparire così com'è. Anche di seguito così com'è. Andiamo a complicare un pochino la situazione, a rendere il racconto in realtà più forse anche didattico, parlando di sequenze. Quindi, oltre a inserire questa frase che avranno già prodotto nel crucifrase, quindi già sanno qual è la frase che devono andare a inserire, dovranno inserire una sequenza dialogata. Ora, il dialogo può avvenire tra qualsiasi personaggio presente nel racconto, non necessariamente quindi che abbia come protagonista il soggetto, quindi uno dei qualsiasi, due qualsiasi dei personaggi potranno avere questo dialogo e ogni squadra potrà scegliere in libertà la lunghezza e l'ampiezza del dialogo, quindi non diamo dei vincoli ulteriori. Allora, per quanto riguarda le medie, all'interno del racconto, quindi Francesca lo ha già spiegato bene nelle altre, categorie, bisogna andare a inserire le frasi che sono state prodotte all'interno del crucifrase. Quali frasi? Quelle che nel crucifrase avevano come soggetto il protagonista della storia. La frase del crucifrase all'interno della quale compare come soggetto l'antagonista della storia. Quindi, come già abbiamo detto per la categoria E3, E4 e 5, queste frasi devono essere riportate così come sono, non possono essere modificate, certo, come diceva Francesca, possono essere inserite all'interno di un periodo più grande. Magari quella frase è solo una frase principale con un solo verbo, può essere tranquillamente inserita all'interno di un periodo più ampio, ma non deve essere modificata in alcun modo, in alcuna maniera. Oltre alla sequenza dialogata che ha la categoria E3, E4 e 5, quindi inserire all'interno del racconto una sequenza dialogata, come diceva prima Francesca per E3, 4 e 5, il dialogo può avvenire tra qualsiasi personaggio presente all'interno del racconto, quindi non necessariamente tra protagonista e antagonista. Quindi ogni squadra sceglierà di propria fantasia, a chi attribuire questa sequenza dialogata. Potrebbe essere magari anche un personaggio che poi non risulta né protagonista e né antagonista, questo non è importante. Anche l'ampiezza possiamo dire che può essere scelta chiaramente dalla squadra, sufficientemente ampia da poter apparire come una sequenza dialogata. Aggiungiamo alla sequenza dialogata per le medie
la sequenza descrittiva. Quindi quest'anno il racconto ad incastro si rende davvero didattico, quindi utile nella fase A per poter riflettere, come diceva prima Francesca, sulle categorie grammaticali, quindi ripristinare un'analisi grammaticale, cominciare a fare un'analisi logica, ma anche rispettare alcune regole tipiche di un testo narrativo. Quindi alle medie si chiede anche di inserire all'interno del racconto una sequenza descrittiva. Ora, anche qui l'ampiezza di questa sequenza descrittiva è a discrezione della squadra. Ovviamente, rileggendo la sequenza descrittiva, la squadra deve valutare se effettivamente ha queste caratteristiche. All'interno però di questa sequenza, la squadra dovrà andare ad inserire almeno 5 parole recuperate tra le tessere puzzle, aggettivi o avverbi presenti all'interno del crucifrase, proprio per rendere questa sequenza descrittiva più vicina alle proprie caratteristiche attraverso l'uso di tessere puzzle, aggettivi e o avverbi. Non devono necessariamente queste tessere puzzle recu essere recuperate dalla stessa frase. Quindi io vado a riutilizzare alcune tessere puzzle, aggettivi o avverbi presenti all'interno del crucifrase che ho prodotto, o dalla stessa frase o da più frasi, devono essere 5 parole. Per quanto riguarda le superiori, il racconto che ogni squadra deve andare a produrre presenta delle caratteristiche molto simili alla categoria M, però rileggo dall'inizio e quindi vado a riprecisare quali sono le caratteristiche del racconto che deve produrre la categoria S, la categoria superiori. Quindi il racconto deve presentare tutte queste caratteristiche. Ogni squadra deve inserire all'interno del proprio racconto una frase scelta chiaramente e prodotta all'interno del crucifrase che aveva come soggetto il protagonista della storia. Andare a recuperare all'interno del crucifrase quella frase che aveva come soggetto l'antagonista della storia. Andare a recuperare e inserire all'interno del racconto la frase prodotta all'interno del crucifrase nel quale compare come soggetto o l'aiutante o un personaggio secondario o una comparsa che poi si inserirà all'interno della storia. Abbiamo già detto nelle regole precedenti che ogni squadra può scegliere liberamente se indicare l'aiutante, un personaggio secondario oppure una comparsa. Di nuovo ricordo, lo abbiamo detto per ogni livello scolastico, ma di nuovo lo ricordiamo, le frasi devono essere inserite così come sono presenti nel crucifrase. Non devono essere modificate, non devono subire modifica. Possono essere inserite in un periodo più ampio, ma quelle frasi non devono essere modificate. Per quanto riguarda la categoria S, all'interno del racconto dovrà essere presente una sequenza dialogata. Il dialogo può avvenire tra qualunque personaggio presente all'interno del racconto, che sia il protagonista, l'antagonista, l'aiutante, il personaggio secondario, la comparsa, non importa. L'importante è che la giuria possa vedere all'interno del racconto una sequenza dialogata. L'ampiezza è chiaramente a scelta della squadra, un'ampiezza tale che possa rientrare nello sviluppo di una sequenza dialogata. All'interno del racconto deve anche essere presente una sequenza descrittiva. Anche qui l'ampiezza è a scelta e a discrezione della squadra. All'interno di questa sequenza la squadra deve andare ad inserire almeno 5 parole scelte tra aggettivi oppure avverbi. Potrebbero essere anche 5 aggettivi, potrebbero essere anche 5 avverbi, 3, 2, 4 e 1, non importa, non fa differenza. L'importante è che siano recuperate 5 parole tra aggettivi oppure avverbi presenti all'interno del crucifrase prodotto.
ma non necessariamente appartenenti alla stessa frase. Quindi io posso andare a recuperare magari un aggettivo, un avverbio da una frase, un altro aggettivo, un altro avverbio da altre frasi e via dicendo. L'importante è che siano recuperati, ovviamente non dalle frasi che sono state utilizzate, forse questo non l'ho detto per il livello M, quindi l'importante è che questi 5 o aggettivi o avverbi, quindi queste 5 parole non siano recuperate dalle frasi che sono state utilizzate, quindi si escludono le 3 frasi utilizzate e le 2 frasi utilizzate per la categoria M e si vanno a recuperare tra tutte le altre frasi. Allora, l'altro scopo, quindi fase A, fase B, fase A produzione del crucifrase, frase B produzione del racconto, come ci diceva prima Francesca, non preoccupiamoci, sembrano tante regole, ma effettivamente sono tutte quelle regole che noi mettiamo in pratica quando ai nostri alunni vogliamo far produrre un racconto. E quindi questa sfida davvero li mette alla prova su tanti fronti, su tanti aspetti, per vedere anche che quello che abbiamo spiegato in classe possa avere effettivamente un esito e quindi anche una produzione vera e propria. Oltre alla produzione del crucifrase, oltre alla produzione del racconto, chiediamo di inserire un titolo. Il titolo che possa essere il più originale possibile, il più creativo possibile, pertinente al tema richiesto, all'argomento richiesto, cioè il tempo, ma facendo attenzione ad una regola importante. Non bisogna utilizzare all'interno del titolo il termine tempo oppure tempi, quindi o al singolare o al plurale, chiediamo la cortesia alle insegnanti, agli insegnanti di andare a vedere che non sia stato prodotto un titolo in cui si ripeta questo termine. Come creare appunto questo elaborato, come organizzarlo? Come ho detto, all'interno dell'area risorse a cui avrete accesso iscrivendovi alla prova, troverete questa griglia costituita appunto da 3 pagine. Andiamo a vedere nel dettaglio. Allora, nella parte superiore troverete le indicazioni della squadra, quindi il nome della squadra, la classe di appartenenza e il docente referente, insomma, della classe. Nella parte sottostante avete uno spazio a disposizione dove poter inserire la foto del crucifrase. Ora, il crucifrase che vedete in foto è costituito da 10 frasi, quindi più o meno la grandezza sarà questa, quindi riuscirete tranquillamente a inserire l'immagine. Siccome non è detto che la foto sia chiara, nitida e leggibile per noi, vi chiediamo poi nella seconda pagina di riportare le frasi così come sono all'interno del crucifrase, quindi dovrete soltanto trascriverle, mettendole appunto in un ordine che preferite, però numerandole da 1 a 10, così anche noi ci rendiamo conto se sono state realizzate 10 frasi, ma ve ne accorgete anche voi, quindi poi in fase di correzione. Nell'ultima pagina trovate appunto un riquadro dove poter inserire il titolo del vostro racconto e una parte sottostante dove appunto scrivere il racconto. Non stiamo dando in questa sede le indicazioni necessarie per scrivere il racconto proprio dal punto di vista tecnico, quindi di font, grandezza e carattere. Troverete tutto all'interno dell'area risorse, quindi nel dettaglio. Posso farvi notare però che all'interno del racconto è stata riportata una frase in rosso in stampato maiuscolo. Questo perché le richieste che abbiamo fatto, quindi l'inserimento delle frasi, l'inserimento delle parole, l'inserimento delle sequenze, dovranno essere messe in risalto all'interno del testo per un'immediata visione e correzione. Ricordiamo che potete iscrivervi a questa prova entro il 23 gennaio 2023. Questi sono i nostri canali social, il sito web e l'indirizzo email se avete delle domande e se volete contattarci. Diciamo è tutto, vi aspettiamo, iscrivetevi. Sì, per qualsiasi cosa, ecco, contattateci tranquillamente e speriamo di vederci in questo racconto ad incastro.